Stasera siamo pronti per partire con la presentazione del libro di Vanni Bulgarelli, Ambiente, ordinaria bellezza, della edizioni Arte Stampa. Stampa, prendo gli occhiali. Okay. Io mi chiamo Ruggero Po, sono giornalista, sono molto contento di presentare Vanni Bulgarelli, innanzitutto per questo bel libro che ha fatto, poi perché per la grande, grandissima amicizia che ci lega da sempre. Siamo nati praticamente a poche settimane di distanza, a pochi metri di distanza, quindi ci conosciamo da sempre. Quindi sono contentissimo di questa serata. Vanni non è alla sua prima esperienza libraria, Vanni Bulgarelli ha un grandissimo background per quanto riguarda il mondo dell'ambiente, diciamo, è uomo di politiche energetiche e ambientali, è stato dirigente del Ministero dell'Ambiente all'ANPA, quella che oggi è l'ISPRA, è stato presidente di aziende pubbliche e private ed è impegnato da molto tempo sul tema delle città sostenibili. Da prima addirittura che si cominciasse a parlare veramente di città sostenibili, quindi un 22 anni fa. pioniere, 22 anni fa, quindi un pioniere di questo campo. Ambiente, ordinaria bellezza, come potrete vedere, è un libro di immagini. Sono immagini, tra l'altro, bellissime, fotografie bellissime d'ambiente, fatte da lui stesso tutte. È come se ci chiamasse a vedere le diapositive a casa, no? Dei suoi viaggi, facendoci per giunta pagare. Quindi va benissimo così. Comunque vorrei arrivare a questo libro. Sono fotografie che vale la pena di vedere, sono fotografie corredate da un testo molto importante che si basa proprio sulla sua esperienza nel campo. Però qui si parte dalla bellezza della natura che fa da filo conduttore, bellezza che è essenziale per la creazione di comunità che siano sostenibili e siano anche resilienti, quindi uno strumento per promuovere la partecipazione attiva, un propellente per la partecipazione a costruire le comunità del futuro nelle città sostenibili. Io, dunque, noi abbiamo veramente tempi contingentatissimi. Abbiamo quattro ospiti, quindi cedo immediatamente la parola a Vanni per chiedergli come nasce questo libro e soprattutto che cosa ci sia della sua esperienza in prima linea in tutti questi anni in questo libro. Bene, Comunque sono foto di viaggi. sono foto di viaggi, alcune fatte appositamente, ma poi ci tornerò un secondo in questo brevissimo intervento iniziale, perché intanto voglio ringraziare l'onorevole Stefano Vaccari che alla fine ci ha consentito di svolgere questo incontro in questa sede, in questo momento anche prestigioso. Siamo in collegamento televisivo con il canale della Camera e questo è un altro elemento, diciamo, importante di valorizzazione di questa occasione. E poi ringrazio ovviamente moltissimo Fabrizio Vigni con il quale ci siamo sentiti in questi mesi perché volevamo appunto creare questa opportunità, questa occasione. E un ringraziamento sentito a Pippo Nufrio, con il quale non ci vediamo dai tempi dell'ANPA, che sono stati tempi molto belli, molto impegnativi, molto anche snervanti, soprattutto perché Walter Ganapini ci costringeva a mangiare, andare a cena alle 11, 11 e mezza in posti improbabili sull'Appia Antica, cose folli, probabilmente al limite Beh, improbabili, ma c'era la bellezza anche lì, comunque, C'era un po' quanto di bellezza pare. anche lì, ma devo dirti che forse non aveva lo stesso parere il servizio igiene dell'USL, ma comunque questo è un altro aspetto, diciamo, secondario. E poi grazie a Ruggero, con lui l'ha già detto, ci lega un rapporto profondo non solo di vicinanza topografica, ma di sentimenti, di vite, di relazioni, di rapporti e quindi è un grande piacere. E, diciamo, se un pregio ha questo libro, il pregio è quello di rivedere stasera tanti amici, tante persone, e questo è uno dei vantaggi ogni tanto di fare questo, e hai il pretesto per fare una reunion con persone che non vedevo più da veramente tanti, tanti anni. Il libro, tutto sommato, insomma, io ci ho pensato tante volte, ma è nato in pieno Covid, come succede, il Covid produce effetti collaterali anche molto, molto seri, come quello appunto di indurre a scrivere e a produrre libri. E
Ma in realtà è maturato molto rapidamente, insomma, come idea, perché Ruggero ha detto una cosa che non so se intendeva questo, ma ha colto il punto. In fondo è un libro di immagini, ci sono immagini visive, immagini scritte, anche i testi, in fondo, in qualche modo, promuovono delle immagini, un'idea, perché l'idea da cui sapevo bene che cosa fare, ma soprattutto sapevo che cosa non fare. Non volevo fare il libro che tanti altri amici, molto meglio di me, hanno fatto e fanno, libri insomma, di veri ecologisti, quelli che tabelle, grafici, pezzo per pezzo, capitolo per capitolo, energia, rifiuti, cioè tutte quelle cose ben ordinate, con un piccolo problema che dopo circa 7-8 mesi, un anno, quel libro è già vecchio, non lo guarda più nessuno perché quei grafici sono tutti quanti, di questi tempi in particolare, non più attendibili e affidabili. Non volevo neanche fare un libro, diciamo, per tesi, anche se si sostengono delle tesi molto precise. Due tesi in modo particolare. La prima è che crisi climatica e crisi sociale vanno avanti insieme, sono le due facce della stessa medaglia, e cioè di un sistema che è arrivato al capolinea. Per me, per la mia storia, era al capolinea già quando è partito, ma diciamo adesso abbiamo constatato, insomma, che in qualche modo è al capolinea. In secondo luogo, perché questo ha avuto un'accelerazione a un processo di globalizzazione che ha prodotto, insieme anche a molti vantaggi, io non sono un antiglobalista in senso generale del termine, ma ha prodotto profonde distorsioni. Una di queste è la crisi climatica, l'altra appunto è la crisi sociale per la ridistribuzione iniqua delle risorse enormi che sono state prodotte e sfruttate. Però questo discorso l'ho voluto mettere dentro al lato, diciamo, delle emozioni. Cioè l'intento dell'immagine, dello scritto è di creare un'emozione, di riprodurre un'empatia, perché forse abbiamo smarrito anche questo senso, forse anche per noi ambientalisti, cioè dando molta rilevanza, e giustamente, al valore scientifico delle posizioni, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico, forse l'esigenza di ritornare ad una sorta di ridefinire un rapporto, una relazione che abbiamo per molti versi e per troppi versi smarrito con la natura. Da qui il tema della bellezza. Forse la bellezza della natura ci consente questa riconciliazione, questa ripresa del rapporto. Nel libro ci sono molti riferimenti agli aspetti culturali, storici, me la prendo dalla larga, comincio dal Neanderthal, dai Sapiens, insomma parto un po' distante per dire di come questa evoluzione delle relazioni complesse sul piano materiale e culturale tra uomo e natura abbia bisogno di una ridefinizione profonda. Perché solo in questo modo riusciamo a rifondare delle politiche. Le politiche hanno bisogno che le persone sentano appeal, un po' siano, come dire, portate di emozioni, se no la politica diventa qualcosa di molto sterile, diventa di qualche cosa. Non ho bisogno in questa sede di approfondire il dramma, diciamo, no? Che stiamo attraversando a partire dalla guerra e da tutto il resto, e quindi diciamo anche trovare una strada, in qualche modo un percorso nuovo. La struttura del libro è fatta appositamente così, ci sono un saggio iniziale, diciamo così, un po' più lungo, che prova a dare una visione d'insieme, e poi dei piccoli temini. Io ho pensato proprio da leggere, si leggono in 8 minuti, prima di dormire, conciliano, no? Uno guarda una bella immagine, legge queste cose qui, non è molto lungo, non è impegnativo, può cominciare dalla fine, può scegliere in mezzo, non sono, come dire, coordinati tra di loro, quindi molto libera come approccio, come visione. E la stessa cosa vale per le fotografie, alcune delle quali appunto fatte appositamente per il libro, quelle sulla Corsica sono state tutte quante fatte appositamente in una gitarella che ho fatto lo scorso anno in Corsica, completamente attrezzato di tenda, Vespa e macchina fotografica, appunto. Questo è stato Il il. pretesto c'era, quindi io direi di passare Questo è il senso. agli altri interlocutori. No, come hai detto tu, è quello che volevo dire. Sono foto, ma sono anche raccontini, immagini da alternare nella lettura alle foto. Io passo agli ospiti che abbiamo. Prima io vorrei salutare anche i tanti giornalisti che sono in sala oggi. Saluto Donato Speroni, che è il capo ufficio stampa di Asvis, saluto Donatella Gori, capo redattore del GR1, e Flavia Fratello della Sette. Altri personalmente no, non vorrei. E la Morena Pivetti, non t'avevo riconosciuta. Sono
Scusami tanto. Allora, io do la parola immediatamente a Fabrizio Vigni, che è un esperto di politiche ambientali, ha avuto una lunga esperienza anche qui in Parlamento, e con lui vorrei partire proprio da uno degli input che ci ha dato Vanni Bulgarelli, cioè sulla rifondazione delle politiche per quanto riguarda questo, e soprattutto alla luce anche di quello, come ricordava Bulgarelli, che ci ha dato il Covid. Sul fronte delle disuguaglianze e tutto il resto. Sì, il libro di Vanni suggerisce infinite riflessioni, io ne faccio un paio per l'appunto, però posso dire anch'io prima che è un bel libro. Lo è. Lo dico in pubblico, gliel'avevo già detto in privato. Per molte ragioni, a me ha colpito questa, chi entra in una libreria, sapete queste grandi librerie ormai modello supermercato, no? Reparto frutta, reparto verdura e così reparto gialli, storia, eccetera, eccetera. Se va al scaffale o agli scaffali ambiente sotto trova un gran numero di titoli, buona notizia, ma c'è di tutto, c'è di saggi, studi tecnico-scientifici. Purtroppo sono fissati al scenari, quindi sì, scenari grazie. Della green economy, perfino libri fotografici. Il libro di Vanni si colloca felicemente a un crocevia tra tutte queste cose, no? Suscita curiosità, stimola a approfondire quel glossario fatto di 15, 18, 20, 16, 16 parole chiave, sono altrettante finestre da cui si intravede la complessità delle questioni ecologiche. E è un bel libro, come è stato detto, non solo da leggere ma anche da sfogliare. No? Non ultimo, per la bellezza delle immagini e delle fotografie. A proposito di bellezza, uno legge il libro e in mente gli tornano quelle parole che la Jorsenar fa dire al suo imperatore Adriano, no? Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Perché il libro di Vanni ci ricorda la bellezza della natura, non solo la natura, ma anche l'ambiente storico naturale, e ci ricorda al tempo stesso, lui è partito dai Sapiens, no? Anche i limiti e la fragilità però della nostra specie, diciamo così, da cui la necessità di una rifondazione del pensiero. Tutta la potenza della nostra specie al punto che, no? Antropocene, la chiamiamo questa fase della vita del pianeta, ma anche la nostra limitatezza e la nostra fragilità e talvolta la nostra presunzione. Ad esempio quando pensiamo di essere al centro dell'universo, quando immaginiamo la natura a nostra immagine e somiglianza, non so voi, ma a me poche altre cose irritano come quando, ad esempio, dopo una frana, un alluvione, il giorno dopo leggi la natura si è vendicata. Vanni scrive, cito testualmente, non c'è una natura buona contrapposta agli umani cattivi, Gaia non esiste. Non esiste una natura cattiva che si vendica, esiste semplicemente un equilibrio meraviglioso di sistemi ecologici di cui noi siamo parte, ma la natura c'era prima e ci sarà dopo. Questione che per la verità sembrava, faccenda che sembrava chiusa, diciamo grosso modo 200 anni fa, da un certo Giacomo Leopardi che nel suo dialogo tra la natura e l'islandese, no? Dove la natura dice, immaginavi forse tu che il mondo fosse fatto a causa vostra? Io, la vostra specie potrebbe estinguersi e io forse neppure me ne avvedrei, no? Quindi, conclusione del primo pensierino, consapevolezza dei limiti e della responsabilità che abbiamo e della nostra limitatezza. Sapete quell'esempio, no, che si fa spesso, se riuscissimo a se immaginassimo di comprimere tutto il tempo della storia dell'universo, quei 13,8 miliardi in 12 mesi, 1 gennaio Big Bang, ora siamo a mezzanotte del 31 gennaio, la specie di cui stiamo parlando, Homo sapiens, è arrivata alle 23:49 e noi che siamo in questa sala siamo arrivati un decimo di secondo fa. Negli anni in cui siamo nati noi, chi più, chi meno. Quindi è un battito di ciglia, ma in questo battito di ciglia, quando siamo nati noi, grosso modo, eravamo 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7, ci siamo triplicati.
In questo battito di ciglia si è triplicato il consumo di materie prime. In questo battito di ciglia abbiamo sconvolto equilibri ecologici che avevano un milione di anni. In questo battito di ciglia abbiamo causato cambiamenti climatici. Quindi, coscienza della nostra responsabilità. Da qui credo non si scappa. Appunto, dovremmo sentirci responsabili della bellezza del mondo, non solo in senso, la bellezza in senso estetico, ma la bellezza di questi equilibri che hanno reso possibile la vita in questo sperduto pianeta in un angolo dell'universo. Seconda rapida riflessione, inevitabile, per rispondere alla domanda del nostro moderatore, ma anche perché con Vanni ho condiviso e diverse delle persone in questa sala abbiamo condiviso un comune impegno politico proprio sui temi ambientali, prima in Sinistra Ecologista, poi negli Ecologisti Democratici, e ci muovevano fondamentalmente tre convinzioni, tre solide convinzioni e tre obiettivi in testa. Primo, rinnovare la cultura politica della sinistra. La convinzione che non c'è sinistra, non c'è riformismo, di più non c'è politica all'altezza delle sfide se non poggia su una robusta cultura ecologista in questo secolo qui. Secondo, abbattere il muro, dicevamo così, tra ecologia e economia, non solo tutela dell'ambiente, ma green economy, transizione ecologica, un'altra idea di economia sostenibile, un'altra idea di società, stili di vita a misura d'uomo, non decrescita ma sviluppo intelligente, socialmente giusto. Terza convinzione, terzo obiettivo, rinnovare l'ambientalismo. La necessità di un ambientalismo maturo, razionale, scientifico, scegliete voi il termine, ma per capirci che non cavalchi paure irrazionali, che non dice solo no, radicale nei valori ma realista, no? E concreto, lontano mille miglia da un certo ambientalismo minoritario e fondamentalista. Io ricordo una mattina, sarà stato il 2005, ufficio Sinistra Ecologista Via Nazionale, Vanni, bisogna trovare un modo, ma dobbiamo dirlo in tre parole, per dire qual è il nostro ambientalismo. E a un certo punto Vanni se ne esce, se sbaglio correggimi, perché sto dando la responsabilità a te, e dice, beh, lo chiamiamo ambientalismo del sì. E dicemmo, beh sì, noi siamo gli ambientalisti del sì, che non significa naturalmente sì a tutto, ci vanno detti no quando vanno detti. Ma nemmeno no a tutto. Ma neppure no a tutto. E credo che fosse, diciamo, una scelta giusta. Ultima considerazione, perché so che è difficile sfuggire alla tentazione di chiederci, ecco, ma queste convinzioni, questi obiettivi, abbiamo vinto? Abbiamo perso? Abbiamo pareggiato? Penso che la domanda sia mal posta, nel senso che ci sono sicuramente molte, troppe partite che abbiamo perso. Per dirne una, non si può certo dire che questa sinistra italiana così malmessa e sbrindellata abbia oggi un forte e credibile profilo ecologista. Noi abbiamo fatto i nostri errori, ma se quelle nostre idee già vent'anni fa avessero trovato un po' più ascolto, forse un po' meno affanno nella rincorsa dei tempi. Però altre cose sono andate o stanno andando nel verso giusto. Per dirne alcune, per titoli, quando facemmo nel 2007 l'Assemblea Fondativa degli Ecologisti Democratici, mi è capitato ieri sotto gli occhi, il tema era un New Deal ecologico per l'Italia e per l'Europa. E se oggi guardo al fatto che l'Europa punta come strategia per il futuro su un Green New Deal, beh, dico, stiamo andando nella direzione giusta, no? Se vedo che c'è un numero crescente di imprese che scommette su questo, sulla riconversione ecologica, stiamo andando nella direzione giusta. Milioni di ragazzi che in tutto il mondo scendono in piazza proprio sull'ambiente. È una gran bella notizia.
Per ultimo, uno vede che quando i governi agiscono, e ad esempio danno attuazione all'accordo di Montreal sul buco nell'ozono, poi le soluzioni ai problemi ambientali arrivano. Ecco perché la mia opinione è che abbiamo vinto, abbiamo perso. Noi abbiamo cercato di fare semplicemente la nostra parte, di fare quelle che pensavamo fossero le cose giuste. Credo che abbiamo seminato buone idee, dopodiché la partita è aperta. E questa partita si vince con la buona politica, ma si vince anche con i comportamenti di ciascuno di noi, si vince con il lavoro delle imprese, si vince la cultura e, perché no, si vince contribuendo anche con libri come questo. Grazie Vigni. Abbiamo mezz'ora perché poi lo slot si chiude, quindi io invito anche i prossimi interlocutori a interventi concisi, perché mi piacerebbe dare anche la parola alla sala, se facciamo in tempo. Giuseppe Onufrio è direttore di Greenpeace Italia e tantissime cose, però se mi si chiede che è Onufrio, io dico è l'uomo Greenpeace, perché è così che lo vedo. Dunque, si è vinto o si è perso, come diceva? È una bella domanda. Beh, il buco dell'ozono si sta chiudendo. Il buco dell'ozono si sta chiudendo. Pochi sanno che Greenpeace ha contribuito con delle campagne, non solo campagne di mobilitazione, ma anche modificando gli standard industriali della refrigerazione. Se voi oggi comprate un frigorifero in Europa o in Cina, il 90% dei frigoriferi è basato su uno standard di Greenpeace che si chiama Green Freeze. In America il mercato è decollato più tardi perché i brevetti delle sostanze che abbiamo combattuto erano americani. Quindi Greenpeace non è soltanto protesta, ma cerchiamo anche di incidere sui processi produttivi. Io intanto sono contento di aver rivisto Vanni Bulgarelli dopo tanti anni. Abbiamo fatto un'esperienza in comune. Sono contento che si presenti in maniera diversa da come è raffigurato nel suo libro, cioè senza la barba. Sta molto meglio così, perché con la barba si guadagnano una decina d'anni. E voglio dire che il libro di Vanni è una sfida molto coraggiosa, perché non è usuale vedere questo sforzo stilistico nel testo, che però contemporaneamente pretende di fare, diciamo, da succedaneo alle tabelle noiosissime che invecchiano dopo 6 mesi, e coglie, questo lo voglio dire in maniera, diciamo, con una cifra diversa da quella nella quale siamo immersi noi come Greenpeace, coglie un tema che io credo sia il tema dell'ambientalismo oggi, che è innanzitutto un tema legato alla particolare situazione nella quale noi ci troviamo oggi. Cioè, noi dobbiamo pensare, veniamo da 2 anni di pandemia, dobbiamo pensare che le pandemie sono destinate a ripetersi, perché la distruzione della biodiversità favorirà la migrazione di patogeni dalla natura verso l'uomo, e perché il cambiamento del clima amplia in maniera pericolosa gli areali delle zanzare vettori di malattie, quindi la febbre gialla, e sappiamo che, diciamo, c'è il rischio anche del ritorno della malaria, eccetera. Quindi siamo in una situazione in cui, se parliamo con la comunità scientifica, non c'è da stare allegri. Non c'è da stare allegri, e su questa situazione, nella quale emerge un ambientalismo che noi difendiamo dal punto di vista, diciamo, legale, ma un ambientalismo che fa gesti che trasmettono innanzitutto disperazione. Cioè, chi vede anche la forza con cui Greta Thunberg, ma con cui alcuni degli attivisti che vediamo fare gesti che Greenpeace non farebbe, cioè quelli di, per attirare l'attenzione, produce un segnale di disperazione. Quindi esiste oggi nella nuova generazione, noi abbiamo diverse centinaia di attivisti e volontari giovani, quindi ho questo onore e quest'onere di guidare giovani attivisti. Gli attivisti per definizione sono ottimisti, perché se uno deve stare a rimuginare, se ne sta a casa e si lamenta. Chi si attiva, e chi, come facciamo noi, si attiva al punto di rischiare le denunce per le azioni di protesta non violenta e va in tribunale, deve essere molto ottimista, perché altrimenti non si metterebbe in quella condizione. Ecco, noi ci troviamo oggi in una situazione in cui
il problema dell'ambientalismo che nasce con campagne di denuncia, perché se non denunciamo un tema nessuno ci ascolta. E noi ci troviamo oggi in una grande difficoltà perché l'effetto combinato della pandemia e della guerra hanno saturato le capacità del pubblico di ricevere segnali di allarme. Quindi, per così dire, l'angoscia collettiva è satura, noi non ne siamo consapevoli, ma le nostre vite sono molto cambiate e questo tema della guerra con la crisi economica in atto, per la prima volta in Italia abbiamo visto una contrazione, per esempio, delle donazioni del 2% nel 2022. Gli italiani sono abbastanza generosi e se qualcuno gli dice c'è quel problema e lo dimostra che sta facendo delle cose, lo sa comunicare, lo sa veicolare, le donazioni anche in epoca di crisi sono aumentate. Oggi siamo tutti nel mirino in un certo senso, cioè siamo tutti vulnerabili dalle pandemie e siamo tutti vulnerabili da una guerra i cui confini oggi nessuno sa quali sono i rischi che effettivamente stiamo correndo. E la guerra, e questo è un altro tema che nella Summa teologica di Vanni Bulgarelli ci sono anche accenni, perché c'è questo tentativo di renderla con un linguaggio un linguaggio gradevole a essere letto. C'è anche il tema della guerra legata ai fossili. Ecco, io credo che questa guerra abbia come uno dei suoi motivi sottostanti la transizione. Perché? Perché la Russia a tutti gli effetti fa parte del sistema oligopolistico, di un mercato oligopolistico del petrolio, del gas e del carbone. E il primo impianto eolico industriale è stato installato in Russia nel 2021 da Enel, il primo impianto eolico industriale in Europa è dell'87 in Danimarca, e i dirigenti dell'Enel dicono: noi pensavamo di entrare in un mercato, loro vogliono soltanto vedere come funziona, non gliene frega niente. Ma non gliene frega niente, non perché la Russia non potrebbe essere un grandissimo produttore di fonti rinnovabili. Nel 2021 la Germania, il governo tedesco, aveva aperto l'ufficio per l'idrogeno verde a Mosca. Quindi noi oggi vi compriamo il gas, domani avremo bisogno dell'idrogeno. Voi siete pochi in uno spazio enorme, una fascia climatica che dalla Danimarca alla Polonia va fino alla Russia è ventosissima. Quindi sarebbe possibile, però l'oligarchia russa è un'oligarchia petrochimica, è un'oligarchia nucleare, è un'oligarchia carboniera. Quindi la Russia, come l'Arabia Saudita e altri grandi paesi petrolieri, fanno parte di quei 20 soggetti, tra cui c'è anche l'italiana Eni, che non riescono a fare la transizione, ma non ci riescono, anche volendolo. Quindi noi siamo di fronte anche a un conflitto. Siamo di fronte a un conflitto e la transizione che è comunque iniziata, perché se guardiamo i dati degli investimenti in fonti rinnovabili negli Stati Uniti, l'Inflation Reduction Act di Biden è centrato sulle rinnovabili perché hanno identificato nel costo dell'energia uno dei driver fondamentali dell'inflazione. Se noi guardiamo gli investimenti americani, gli investimenti europei e quelli che la Commissione sta progettando e gli investimenti cinesi che sono clamorosi, clamorosi, noi vediamo che comunque il mondo si era messo in cammino troppo lentamente per la crisi climatica, ma abbastanza velocemente per mettere in discussione l'assetto e il futuro delle fonti fossili. Quindi l'accordo di Parigi, che è un accordo quadro con vari limiti, è un accordo quadro per il clima, ma è primariamente un accordo per la pace, perché l'accordo di Parigi significa negoziamo questo passaggio, perché questi passaggi d'epoca sono sempre stati risolti dalle guerre. Cioè, nei grandi cambiamenti dell'umanità, in cui cambiano le industrie di riferimento, cambiano i pattern di investimento, cambiano le ricchezze relative, e noi purtroppo la nostra specie ha sempre risolto in un modo. Quindi la pace, la transizione e l'ambiente e la bellezza dell'ambiente. Noi stessi, e chiudo qui, il mio collaboratore che si occupa dell'inquinamento di microplastiche del Mediterraneo, ha dovuto scrivere un libro in cui ha dovuto mettere in evidenza quanto ancora è bello il mare. Perché
Ecco, quindi credo che l'ambientalismo, oggi io parlo come movimento, quindi non mi pongo il problema politico perché ho deciso illo tempore di fare altro, credo che abbiamo un compito che è quello di veicolare assieme agli allarmi elementi di speranza, e quindi questo libro in questo senso ci aiuta. Grazie, grazie a Giuseppe Onufrio. Io mi richiede la parola, credo di doverla dare. No, solo una battuta. Il libro è un'informazione, i testi sono stati chiusi ai primi di febbraio dello scorso anno, quindi prima della guerra, era solo un chiarimento. Però, come giustamente Pippo ha notato, c'è più di un riferimento, come dire, che riecheggia. È assolutamente vero. Se noi andiamo a pensare le politiche energetiche tedesche in rapporto all'Unione, alla Russia, mi viene Unione Sovietica, ma insomma siamo lì, in rapporto a quello, rispetto al tema del gas, quello di spostare drasticamente i flussi di gas dall'Ucraina verso la Germania con i Nord Stream 1 e Nord Stream 2, dà proprio il senso di come lì si è giocata una partita spregiudicata e spericolata, io uso questo termine, che invece di fornire alla Russia le tecnologie e in qualche modo far avvertire, quando ancora il gas era a $20-30 a megawattora, che bisognava cambiare il meccanismo, come diciamo tante volte l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, ma perché si è scoperto qualche cos'altro di meglio, ecco. Lì c'è stato un ritardo profondo del sistema Europa, che adesso rincorre una situazione molto, molto pregiudicata. E il libro, da questo punto di vista, però, è un punto di speranza, cioè dà una prospettiva, prova a ragionare rispetto anche alle possibilità enormi che ci sono di un cambio dei paradigmi fondamentali. Era solo per chiarire... Sì. Prima di passare la parola a Stefano Vaccari, io credo che sia doveroso citare anche Katia Mazzeri, che ho visto ha contribuito alla stesura del libro assieme a Vanni Bulgarelli, che è qui presente. Stefano Vaccari, deputato. Prego. No, finiamo questo giro. No, anche perché voglio dire, fra di noi Stefano Vaccari è l'unico deputato in carica, quindi è quello al quale chiedere davvero quali politiche e che cosa può fare questo Parlamento. Stefano Vaccari è deputato del Partito Democratico, dico certo, bene? Certo, certo, certo. Prego. Buonasera. E poi facciamo parlare loro. No, siccome c'ho l'orologio mi sì, autocronometro. Dipende se ti prende tutti i 20 minuti. No, 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 per l'amor di Dio. Tanto buonasera a tutti e grazie di essere venuti, grazie a Vanni e ai nostri ospiti. Anche per me, diciamo, c'è diverse facce che conosco da un po' di anni, da quando ho cominciato a fare politica, che ho ritrovato qui con altri ruoli e che via via nel percorso che ho fatto da prima da amministratore pubblico e poi da senatore della Repubblica dal 2013 al 2018 in commissione ambiente, poi da diciamo dipendente di un'azienda per 5 anni che si occupava e si occupa tuttora di gestione dei rifiuti dentro un percorso di economia circolare che prima Fabrizio giustamente ricordava, e poi dal 2000 sono anche incaricato dal Ministero dell'Ambiente come subcommissario alla depurazione delle acque per occuparci di una delle tante diciamo, mancanze che la politica, le istituzioni hanno accumulato in questi dal dopoguerra ad oggi, insomma, quello di costruire anche semplicemente le reti fognarie e depurative nel nostro paese, soprattutto in alcune regioni, e nel corso degli anni è stata istituita la figura mitologica del commissario, via via poi evoluta in una struttura commissariale di cui mi onoro di far parte, e poi ovviamente la politica, e di nuovo in Parlamento dal 13 di ottobre scorso. Questo libro l'abbiamo già avuto l'onore di presentarlo quest'estate alla festa provinciale dell'Unità di Modena con Daniela,
e con altri ospiti, e quindi per me, diciamo, ritornarci sopra è molto bello, perché quelle che Vanni prima definiva le immagini scritte e le immagini visive che lui ha voluto inserire all'interno di un percorso con il quale accompagna il lettore, sono molto efficaci e soprattutto consentono appunto di, anche alla politica, di prendere spunto e di rifletterci sopra per capire quale può essere la risposta da dare. E c'è un'immagine scritta molto significativa per quanto mi riguarda, quando lui scrive che noi siamo la storia anche quando non sappiamo scegliere, molto indicativa per la politica italiana su questi temi. Perché se è vero, come è vero, che verso la politica in generale, verso i partiti che a sinistra, nel centro-sinistra, provano a rappresentarla, c'è una distanza, soprattutto dalle giovani generazioni, è legato a 2/3 temi in particolare. Uno è l'ambiente, il secondo è quello dei diritti civili, il terzo è la pace. E su questi temi si misura quella distanza maggiore che, in particolar modo, io faccio il dirigente del Partito Democratico da 3 anni e che spetta in pari modo in questo frangente congressuale nel quale siamo impegnati di provare a dare le maggiori risposte e indicare quale può essere la strada dentro la quale collocare un impegno nuovo del Partito Democratico in particolare. E proprio perché il percorso che ci lasciamo alle spalle, come giustamente ricordava Fabrizio, è un percorso accidentato, di scarsa consapevolezza purtroppo, e che via via certo è aumentata, che via via certo si è rafforzata, ma non a sufficienza per poter individuare, nonostante le dichiarazioni, nonostante i programmi, anche quelli presentati alle ultime elezioni politiche nel Partito Democratico come nel maggiore partito ambientalista italiano. Si fa fatica, si è fatto fatica, ma bisogna proseguire su questa strada tracciata, proprio perché i segnali che arrivano di disperazione, come giustamente Donufrio richiamava, vanno ascoltati, vanno capiti, vanno raccolti, e bisogna mettersi in ascolto molto più di quanto non si è fatto fino ad oggi. E proprio perché noi siamo la storia anche quando non sappiamo scegliere, perché la politica italiana, meno quella europea, non ha saputo scegliere quando è stato il momento, anche quando aveva responsabilità di governo, come le abbiamo avute noi purtroppo, perché se è vero come è vero che la COP di Parigi ha avuto il significato che prima veniva richiamato, e da lì in poi anche il nostro paese ha tirato il freno a mano rispetto a quegli impegni che si era preso, e non è stato coerente e conseguente, e il partito di cui faccio parte, ahimè, negli ultimi 10 anni ha avuto responsabilità di governo con maggioranze le più diverse in questa fase politica. E allora, se ci sono alcune scelte da fare, sono proprio quelle che provano e devono provare a accelerare rispetto a impegni che il nostro Paese deve provare a mantenere, sapendo che oggi al governo c'è la peggiore destra che abbiamo mai conosciuto, c'è la destra nel nostro Paese, che ha tolto dal Ministero, che ha cambiato il nome al Ministero della Transizione
ecologica, che ha fatto scelte nella legge di bilancio molto chiare che vanno esattamente dall'altra direzione, che parla di condoni, che va contrastata ovviamente sul piano della politica e della e delle scelte. Cioè, tra le scelte che si possono fare sicuramente ci sono quelle che devono provare a mettere in campo azioni di mitigazioni urgenti e efficaci ed eque, perché diciamo si dia una risposta al cambiamento, ai cambiamenti climatici, per evitare che questi continuino a minacciare il benessere delle persone, delle imprese, della biodiversità nel nostro paese. E ci sono alcune azioni, ad esempio una riconversione dei sussidi ambientalmente dannosi, che sono quasi 19 miliardi, a partire da un processo che si può attivare e che anche noi abbiamo sempre raccontato, ma poi quando governavamo non l'abbiamo mai messo, non l'abbiamo mai tirato in porta. Sono 19 miliardi che si possono progressivamente, certo, riconvertire, a partire dai contributi, in particolar modo all'autotrasporto, che sono una fetta molto importante. Penso alla legge sul consumo di suolo, che non siamo stati in grado di fare. Penso alla legge per la rigenerazione urbana, che la passata legislatura siamo arrivati a un metro da provare a portarla a casa, perché sono tutte quelle azioni e quelle misure che possono dare il senso di quel cambiamento di cui c'è davvero bisogno. C'è la necessità anche da parte della politica e in pari modo da parte del Partito Democratico di una più decisa assunzione di responsabilità collettiva come soggetto di partecipazione su questi temi, e ovviamente dove hai responsabilità di governo, nelle regioni, nelle città, devi provare a dare il buon esempio. E chiudo a proposito di buoni esempi che danno il senso, che possono, e di quella speranza che si è richiamata. L'altro giorno a Carpi, al liceo Manfredo Fanti, è stata inaugurata la prima caldaia alimentata a idrogeno, perché è stato fatto un percorso anche dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di quel territorio, che ho presieduto quando facevo l'assessore provinciale, che ha portato alle buone pratiche, a realizzare tante buone pratiche che possono dare il senso di come la politica poi alla fine può anche cambiare le cose. Grazie, grazie Stefano Vaccari. È stata importante questa autocritica, però adesso siete all'opposizione, quindi avete un ruolo altrettanto importante, quindi contiamo su di voi. La parola alla sala. Donato Speroni, ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie Ruggero. Beh, intanto complimenti, perché questo è un bel libro. Le foto sono bellissime e da quello che avete, i testi non li ho letti, ma da quello che avete letto, mi sembra che i messaggi siano poi quelli giusti. Il problema è portare questi messaggi ai giovani. Allora, vi racconto molto brevemente un'esperienza che ho fatto in ambito ASVIS, dove sono responsabile dei siti. Tre anni fa con Enrico Giovannini abbiamo fatto un libro che si chiama Un mondo sostenibile in 100 foto, che seguiva praticamente lo stesso schema, cioè una bella fotografia e 100 schede per descrivere appunto l'evoluzione della situazione. La cosa interessante è che grazie alla sponsorizzazione poi di un'azienda abbiamo potuto mettere il PDF gratuito sulla piattaforma Indire, che è la piattaforma a cui accedono i professori e gli studenti, e siamo andati poi a discutere il libro. Quindi certamente l'autore intende vendere il libro ed è giusto, però è bene tenere conto anche di questa possibilità poi di trovare strumenti per renderlo accessibile ai giovani. Molto brevemente un'ultima cosa. Oggi su Futura Network, che è uno dei siti dell'ASVIS, abbiamo pubblicato un'intervista a ChatGPT, che sapete è questa, sullo scenario più probabile secondo ChatGPT. E lo scenario più probabile al 2050 è un lento degrado.
Questo corrisponde a quello che ha scritto qualche anno fa Jörgen Randers, che è un economista che aveva lavorato anche allo studio del Club di Roma, che concludeva il suo libro 2052 dicendo: non abituate i vostri figli ad amare troppo la natura, perché di natura ce ne sarà poco, è meglio che amino i videogiochi. Ecco, questo è il rischio che stiamo correndo, quindi viva l'intensificazione dei messaggi e libri come questo. Grazie Donato. Altri interventi? Intanto diamo allora la parola a Vanni Bulgarelli riguardo a questo. ChatGPT comunque è una rivoluzione. Siamo alla vigilia di una rivoluzione vera. Vera. Sono rimasto impressionato da questa intervista che abbiamo pubblicato. Abbiamo applicato il principio di Anna Karenina, che è un principio che parte dalla prima frase del libro di Tolstoi, cioè c'è un tipo di famiglia felice, ma ci sono tanti tipi diversi di famiglie infelici. Così possiamo avere un tipo di mondo sostenibile, ma tanti tipi di mondo che vanno male perché c'è qualcosa che va storto. Fra questi le abbiamo chiesto di elencare gli aspetti negativi, e fra questi l'intelligenza artificiale ha detto: il fatto che l'intelligenza artificiale evolvendosi faccia del male all'umanità. E abbiamo pubblicato poi lo sviluppo di questo. Pure autocritica, Vanni. No, solo due battute, poi sentiamo Morena. La battuta è questa, è assolutamente vero, tant'è che io sto sfruttando i rapporti che ho con insegnanti e scuole per altri versi, proprio non tanto per presentare il libro, perché è difficile vendere questo libro ai sedicenni, diciassettenni ovviamente, e non è questo l'intento iniziale di tutta l'operazione. È un libro che ho fatto molto per me ed è dedicato a persone a me molto care. E devo ringraziare anche una ragazzina molto sveglia, che è mia nipote, che mi ha dato senza diritti d'autore i disegni che sono all'interno. Non ha voluto niente, vabbè, a Natale ci siamo un po' allargati, ma insomma sfruttamento diritti d'autore liberati. Dicevo, per presentarlo nelle scuole, ho già avuto modo di farlo e la cosa può funzionare proprio dentro a questo discorso. In fondo, per chi lo vorrà leggere, c'è un pezzo che mi è venuto un po' così, insomma, che si chiama Sentieri. Ecco, quello è l'idea che io avrei in testa, insomma, di provare a percorrere questi sentieri, a percorrere coi ragazzi. E questo è un elemento fondamentale, se il libro vuole servire anche oltre a scambiare tra vecchi amici un po' di considerazioni e un po' qualche nuova sfida, perché diciamo finché c'è vita c'è speranza. Morena Pivetti. Premesso che ho scoperto, ma tanto mi sento, un Vanni Bulgarelli autore raffinato, perché è anche scritto molto bene, lo dico da giornalista, è scritto molto bene, è molto evocativo e anche i vari pezzi partono da A e arrivano a Z per un percorso che non ti immagineresti all'inizio, quindi complimenti. Però io faccio una provocazione: perché l'ambientalismo del sì fa tanta fatica in Italia ad affermarsi, visto che è appena caduto un governo sull'ambientalismo del no? Visto che Fabrizio ha ricordato questo copyright, e posso anche dire che qualche ambientalista il giorno dopo ci ha pubblicamente rampognato. È vero, perché ha detto: ma come, l'ambientalismo del sì, ma da sì che cosa, al cemento, eccetera, eccetera. E allora non aveva capito, ecco, questo è il punto, perché quando si resta ancorati ad una visione, la rigidità, il concetto era quello lì, cioè provare a non dare sempre una versione negativa. Certo, ci mancherebbe, uno guarda l'ultimo servizio sul fiume stupendo della Drina, il fiume che gira sui confini, trasformato in quello che era il Sarno 20 o 25 anni fa, o tanti altri. Io mi sono occupato anche di siti contaminati, l'Acna di Cengio, insomma, cioè ne abbiamo un lungo elenco, Priolo Augusta, insomma, e varie cose di questo genere. Quindi non è questo in discussione, ma è il fatto fondamentale di riuscire a fare una proposta. Tenuto conto di una frase che ho mediato da un signore dell'Estremo Oriente, sottolineando anche questo, il rapporto sempre agli amici ambientalisti, che
la transizione ecologica non è una cena di gala. Cioè ci sono dei pezzi, ci sono delle battaglie, ci sono dei punti, ci sono delle cose per cui non è che si può dipingere tutto. Ah, che bello, l'eolico, il fotovoltaico, i rifiuti che sono riciclabili al 99%. Sì, d'accordo, ma per passare di lì ci sono poteri, ci sono anche le condizioni materiali di vita di milioni di persone, di chi ci lavora, di chi... Insomma, e quindi la cosa è un po' complicata. Allora, sporcarsi le mani in questi processi, togliersi dalla cattedra, togliersi da quelli che spiegano, no? Io ho letto tanti libri, come potete immaginare, cosa bisogna fare per A, B, C, premere lo spazzolino da dentro. Va bene, ma c'è qualche cosa di più profondo che richiede quella fatica lì, di sporcarsi le mani e trovare la proposta. Ecco, potevamo dire l'ambientalismo di proposta, ma dal punto di vista comunicativo era un flop, e invece dire l'ambientalismo del sì, dopo che c'erano i referendum su no, 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 era un elemento dirompente, cioè porsi il problema, la fatica di cambiare, questo era il senso e il messaggio, ed è per questo che non funziona, sì. Perché si fa fatica. Sono le 19, sta partendo la sigla, ce ne andiamo a questo punto. Grazie a tutti. Il libro, io ho qualche copia qua per chi è interessato, purtroppo non abbiamo avuto modo e tempo di trovare una libreria che venisse a fare il servizio qua, quindi chi è interessato ci sono qui delle copie disponibili, se c'è qualche collega giornalista interessato, come dire, a lavorarci sopra, ci ragioniamo insieme.